Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui in questo secondo episodio di 12 Minutes. Penso che si pronunci così il titolo, poi non lo so, sti gran cazzi. Comunque, nel primo episodio abbiamo avuto modo di sperimentare un po' il gioco, scoprire alcune cose. Nostra moglie, eccola qui, ci nasconde qualcosa riguardante il suo passato, suo padre. C'è di mezzo un orologio, arriva questo poliziotto che entra come se niente fosse e boh, entra. Infatti questa cosa mi dà un po' fastidio perché anche se non rispondiamo eccetera, lui poi ad un certo punto apre la porta così, a cazzo. Veramente non lo so. Comunque prendiamo subito il coltello, io voglio cercare di andare avanti. La mia idea era quella di mettere, perché siamo bloccati, quindi dobbiamo cercare di combinare qualcosa. La mia idea sarebbe quella di mettere. Porca troia. Oh, esci. Questi sonniferi nella tazza, in modo tale che così magari la tipa. Li prenda. Infatti, vedete, beve l'acqua. E appoggia la tazza. Ecco, noi però non dobbiamo farci vedere. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Mi vede. Adesso non so se così possiamo. Allora. Abbiamo sempre 12 minuti di tempo, ragazzi, quindi ci dobbiamo sbrigare. Dobbiamo essere anche abbastanza rapidi. No, ma cazzo, non berlo tu. Che due coglioni. Allora, vai, metti i sonniferi. Riempi, non facciamo in tempo, ragazzi, so già che non facciamo in tempo. Stiamo già partendo male. E adesso la tazza la appoggiamo qui, vai, appoggiala qui, porca puttana. Dobbiamo. Come no? Vai, appoggia. Che cazzo. Dobbiamo mangiare il Oh, dolce, you wanna no? clean that closet? Quindi. Dille che è il momento perfetto per il Okay, dolce. let's sit Vai, down. mangiamo il Great. Just dolce. give me one sec. Ok, va bene. Dove va? Ah, va nella stanza. Forse questo è il momento migliore per. Ow. Gotta Sì, ha get this preso la fixed, babe. scossa. Someone's gonna get hurt. Forse mi sa che non la beve se ci vede. No. Ecco, stanno facendo effetto i sonniferi, cazzo. You okay, honey? Niente, perché abbiamo sbagliato noi. How do I? All right, table set. Ok, dovremmo esserci. Ho Great, let's do it. apparecchiato la tavola. Ci sediamo. Perché hai spento la luce? Ah, lume di candela. Cazzo, però il coltello. Dobbiamo prendere il coltello. Mi sa che ci serve. Il coltello, secondo me, è utile lì davanti. Spero di non aver sbagliato tazzina. Vediamo un po' come procede la serata, perché questa cosa non l'abbiamo fatta la volta scorsa. Oh, my head. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. Ok. We'll talk later. Noi prendiamo il coltello, ragazzi. Visto che nostra moglie è andata a dormire, se noi ci nascondiamo qui e aspettiamo, magari il tipo come entra non vede nessuno e se ne va. Non lo so. Wait.
Mo vediamo. Police, open up. Eccolo, eccolo. Come on, I know you're home. Open the door. Ecco, il tipo è entrato come se niente fosse, perché non esistono le chiavi per chiudere la porta. Non trova nessuno. Police, come on out. Però può entrare, cioè se è entrato così facilmente in casa può entrare anche in camera, quindi mi sa che nostra moglie la becca. What the? Adesso ha preso la scossa, attenzione, è svenuto il tipo. Privo di sensi, grande. Che cosa? Allora, pistola, prendi, manette, coltello e telefono. Prendi tutto. Non volevo uscire. Allora, facciamo una cosa. Siccome tanto tra poco si riprende questo stronzo, possiamo legarlo? Yes. Ciao bello. Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. Sì, sì, certo, stronzo. Let me go right now. Son of a bitch. Listen. Di che sei innocente, chiedi dell'orologio, chiedi riguardo le accuse di omicidio. Di che sei innocente. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. No, ma se lo libero, questo mi frega, mi incula male. You know what? Forget it. Asshole. I was gonna leave you out of this. Now you've got this coming. Can't open that, just... Fuck! Listen. Why do you want the watch? I'm here for your wife. Let me go! Digli che sa dell'orologio. Look, I know about the pocket watch. Congratulations. Let me go. Perché ci vuoi uccidere per l'orologio? You'd kill us for it? Are you even real police? Hey, fuckhead, you attacked me. You don't have moral high ground here. What are we being accused of exactly? Let me go right now! Listen, you need to tell me why you're here. I said, let me go right now. Listen, you need to tell me... I said... Allora, facciamo una cosa. Là. No, usa... Perché è sparito? Ah, ok. No, ma non liberarlo. Che cazzo fai? All right, asshole. I warned you! Niente. Guy's a goddamn ox. Ma porca di quella troia! Allora, rieccoci. Lo ammanettiamo. Io direi di guardare il telefono, non lo so. Messaggi. What? Papà, non dimenticarti di chiamarmi prima della sessione, ok? Ti scordi sempre che dopo sono troppo stanca.
Buona fortuna per oggi. So quanto sei stressato. Vorrei che fossi qui con me. Il cancro fa schifo, ti voglio bene. Dispiace anche a me, sono stato troppo aggressivo. Aia! Vabbè, ma allora cazzo, ditelo! Ma porca troia! Allora, riguardiamo il telefono. Abbiamo questi messaggi. Inutili per tutti i tentativi di riscuotere la cena. E di crediti per evitare di lasciare. Si sta risvegliando, cazzo. Torna indietro. Let me go right now. Dumb son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Emergency services. Informa e spiega come è ricominciata. Dire che tua moglie è un'assassina. No, Sorry, boss. Porca troia, no! Ma pazza, porca puttana. What's his fucking head made of? Veramente ragazzi, io non ne posso più, dai. Non so che fare, cioè abbiamo pochissimo tempo. Non faccio in tempo neanche a leggere i messaggi. Non riesco a fare un cazzo. Si risveglia subito lo stronzo. Ma che porca troia, oh. Vabbè, dai, sì, ciao. Not now. Ok. Rude. Dai, su, mangiamoci questo cazzo di dolce. Buono. Ricontrolliamo per l'ennesima volta il telefono. Riusciamo a chiamare questa qui in qualche modo. Così. Vai. Vediamo. Oh, Dad, the movie's about to start. I'll call you back later. I told you to call me earlier. Love you. Jesus. Che cazzo? You are not angry. Non l'ho legato il tipo. Hey. Jesus. Ragazzi, mi metto a piangere. Io mi metto a piangere, ragazzi. Porca troia, ma non è possibile. Dai, aiutatemi. Please, aiutatemi voi. Porca puttana, come cazzo devo fare? Adesso mi sono dimenticato di legare lo stronzo. Merda, perché avevo fretta di guardare il telefono. Che palle. E basta, mi sono rotto i coglioni. Ok. Prendiamo questi cazzo di... Non so nemmeno se sto facendo giusto. Penso di sì, perché abbiamo... Cioè, riusciamo a fare... a bloccare il tipo, per modo di dire, quindi. Quindi penso di essere nella giusta direzione, ma non ne sono sicuro al 100%. È il momento del dolce, dai. Sì. Ma se noi usassimo le chiavi per chiudere la porta? Allora, così la porta è chiusa. Vedete, se non ho chiusa a chiave non la può aprire. E che fa? La sfonda. Sì, la sfonda. È stronzo. Anyone home? Sì, in ogni caso questo qui entra, ragazzi. Assicuriamoci di ammanettare questo bastardo prima di tutto, perché tanto si risveglia subito. Poi usiamo il telefono. Chiamiamo questa, la figlia, e la figlia lì. What? Whoa, hey, what are you doing with that thing? Ah, hai paura adesso.
No. No. Dai. No. Così, vai, finalmente, dai. Jesus Christ. Stop. Non stai resistendo. What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago she murdered her father in cold blood. Perché dai ancora la caccia a mia moglie? Come hanno ucciso suo padre? Come fai a sapere che è stata lei? Perché avrebbe voluto fare una cosa del genere? What makes you think she did it? Come fai a sapere che è stata lei? Same gun, same room, it's obvious. Why would she possibly do sì, ma perché avrebbe money, dovuto fare... jealousy. Gelosia. No, un milione di motivi. How did her father die? Her. She shot him Christmas Eve 8 years ago. Didn't kill him though. Mi ha sparato durante la vigilia di Natale 8 anni fa. She came back and finished the job. 2 shots, close range, heartless. Now please call an ambulance. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Chiedi della dritta. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. Ah. L'orologio? Why do you want the watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say, and I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what no, that thing non ho idea. Dimmelo tu. That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know. No. Your wife, her father, closest thing to family I ever had. You knew him? Knew him. He taught me everything I know. He was good to me. No one else was, and that monster murdered him. Chiede rapporto col padre di tua moglie. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him this. Now, will you please untie me? Chiedi della malattia di sua figlia. Your daughter is sick. Don't you fucking say another word. Cut me loose now. Dica se innocente. Hey, I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. It's all her fault, so please leave me out of this. You should have thought about that before you fucking tortured me. Let me go right now. You're a monster. You're a monster. Niente ragazzi, mi sa che non possiamo fare altro. Non ho più domande. Think you got an artery. È scaduto il tempo. Wait. Cazzo, ripartiamo comunque da zero. Cioè, ripartiamo da capo. Allora, ragazzi, abbiamo scoperto che effettivamente sembra essere stata nostra moglie ad uccidere suo padre. Ad uccidere il padre, insomma. Quindi, non lo so. L'orologio ancora non sappiamo dove si trova. E basta con questi baci bacetti, mi ero rotto i coglioni, guarda, okay. Se non ti ammazzo io stessa, porca troia. Che situazione di merda. Ragazzi, io mi fermo qui con questo episodio, perché si è fatta lunghetta. Tra una cosa e l'altra ci sono quasi un'ora, quindi... Non lo so, cercheremo di capire come proseguire il prossimo episodio. Dobbiamo trovare questo fottuto orologio, quindi... Speriamo di riuscire a trovarlo, perché... Dovrebbe essere qui da qualche parte, per forza. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.